Allora, cari fratelli, ecco, siamo collegati anche con il nostro sito web per questa seconda serata che sta a rappresentare appunto un inizio, e io credo che dall'esperienza di ieri sera possiamo dire particolarmente benedetto da Dio, di questo nuovo anno di studi di quello che è il nostro corso biblico Studiando la Parola. E non possiamo iniziare in maniera migliore che con un momento di lode, di adorazione, anche con canti ebraici. C'è naturalmente il fratello David Adamovic, ho imparato a mettere l'accento come si deve, credo, e poi avremo come prima parte avremo un approfondimento sempre su questi argomenti, i rotoli del Mar Morto, i ritrovamenti archeologici riferiti alla Bibbia, dal fratello Salvatore Vilardo. Questa sarà la prima parte. La seconda parte sarà ancora a cura del fratello, ancora David. Amen. Vogliamo alzarci all'impiedi e ancora in questo istante, io credo, cominciamo subito con una preghiera. Vorrei chiamare il fratello, il pastore Michele Delle Cave, a presentarci al Signore. Vieni Michele, gloria al Signore, vogliamo dare gloria a Dio, e spero tutti i fratelli collegati in questo momento vogliamo avere veramente una comunione. Sappiamo che Dio è onnipresente, ma è presente soprattutto dove lo si loda, lo si glorifica, e noi intendiamo dare a Lui onore e gloria. E in questo momento lo Spirito di Dio toccherà sicuramente ognuno di noi, ovunque ci troviamo, durante tutto lo stivale, ma forse anche all'estero, perché alcuni fratelli ci seguono anche dall'estero. Benedetto il tuo nome, Signore. Padre, vogliamo dirti grazie per questa sera, perché è una sera meravigliosa che tu ci dai, Signore, davanti alla tua parola. Grazie per ciò che abbiamo ricevuto ieri sera, grazie perché la tua parola è una lampada al nostro piede, e grazie per questa luce che tu ci hai dato anche attraverso il popolo di Israele che ha saputo portare questa parola avanti. E ti preghiamo questa sera che puoi far sì che la tua parola sia messa nel nostro cuore ancora più profondamente, affinché possiamo investigarla, e attraverso investigare la tua parola possiamo trovarti in un modo meraviglioso. Guidaci questa sera la tua presenza con la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. E allora do immediatamente lo spazio al nostro fratello, a David, per dare questo inizio glorioso per questo momento di lode e di adorazione, in cui sono certo abbiamo goduto ieri sera, ne godremo ancora di più, perché il nostro Dio è qui, come davanti a tutti i nostri fratelli, dovunque sono raccolti. Amen. Anche coloro che non fossero nostri fratelli, ma che amano soprattutto l'Evangelo e la parola di Dio. Allora, vogliamo cominciare subito, e io da questo momento in poi non sparisco. Gloria al Signore. Nagila chava, nagila veinismecha, chava, nagila chava, nagila chava, nagila veinismecha, chava neranena, chava neranena. Chava neranena vein ismecha, chava neranena, chava neranena, chava neranena vein ismecha. Shalom, Baruch Hashem. Nagila chava, nagila chava, nagila vein ismecha. Chava, nagila chava, nagila chava, nagila vein ismecha. Chava neranena, chava neranena, chava neranena vein ismecha. Chava neranena, chava neranena.
ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Uru, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, uruachim, belev sameach. Hava, nagilach hava, nagilach hava, nagila veini smecha. Hey, hava, nagilach hava, nagilach hava, nagila veini smecha. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim, uruachim belev sameach. Hava, nagilach hava, nagilach hava, nagila veini smecha. Hava, nagilach hava, nagilach hava, nagila veini smecha. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Uru, uruachim, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, uruachim, belev sameach. Shalom, Haverim Yam Hamelach, pace a tutti gli amici dei Rotoli. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Hava ne ranenna, hava ne ranenna, hava ne ranenna, veini smecha. Uru, uruachim, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, belev sameach, uruachim, uruachim, belev sameach. Shalom. Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem, pace a tutti. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom
Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom Alechem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Shalom, fratelli. Daniel, vieni qui. Allora, l'Associazione degli Amici dei Rotoli è contenta di questa accoglienza.
che avete calorosamente dato a tutti quanti noi. Ringraziamo per questo il Signore. Davide, vieni anche tu qui avanti, perché il pastore ci ha chiesto di dire qualcosa. Allora, la nostra associazione è un'associazione di volontari, gente che hanno il loro credo, gente che crede in un modo suo, certo, però vanno oltre la confessione, perché noi crediamo che il cristiano deve andare oltre la confessione, perché Cristo è di tutti. Cristo non si può dire è dei pentecostali, dei testimoni di Geova, dei cattolici. Cristo è di tutti. Se noi non accettiamo Cristo, siamo della povera gente. E come tale la nostra associazione cosa vuole fare? Vuole cercare di portare Cristo anche partendo dal mondo ebraico. Portare Cristo dal mondo che ha visto la nascita di Cristo. Non dimentichiamo, fratelli, che Gesù era un ebreo. È un ebreo praticante. Non solo, ma anche tutti gli apostoli di Gesù erano degli ebrei. Quindi il messaggio stesso predicato di Gesù, già che oggi stiamo celebrando l'inizio dell'anno accademico, giusto pastore? Sì, sì, sì. Quindi automaticamente siamo interessati alla cultura e quindi come tale siamo interessati anche a tutto quello che è la cultura evangelica, che nel suo substrato è pieno di ebraismo. E quindi noi che dobbiamo comunicare questa cultura, dobbiamo cercare di applicare quella norma semplicissima che ci ha insegnato l'Apostolo Paolo, che ci ha detto: greco con i greci, ebreo con gli ebrei. Noi stasera Davide ci ha cantato una preghiera, una bellissima preghiera ebraica, e abbiamo messo per rispetto dell'ebraismo il kepà. È un simbolo che non è nostro, non è un simbolo cristiano, non è un mio simbolo. Però nel momento in cui questo simbolo può dare un insegnamento, perché non dobbiamo accoglierlo? E quindi noi per rispetto dei fratelli ebrei abbiamo adottato nella preghiera questo simbolo oggi. Perché questo simbolo, lo sapete cosa significa? Significa che nel momento in cui noi preghiamo, ce lo mettiamo sulla testa perché riconosciamo che su nel cielo c'è qualcosa di straordinario, di grande, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa che oggi non è più creduto. Quindi noi con un semplice simbolo, con un semplice atto simbolico, cerchiamo di comunicare in modo visivo quello che è la nostra realtà di cristiani, di credenti a tutto il mondo. Grazie fratelli. Ora io cercherò di comunicare nel mio modo semplice, nel mio modo imperfetto, perché io non sono un professionista. Di lavoro faccio il ferroviere, quindi non faccio il predicatore. E quindi in un modo semplice cercherò di comunicare dei concetti semplici ma complessi nello stesso modo. Semplici perché la parola di Dio è comunicata in un modo semplice, è comunicata agli umili, quindi alle persone ignoranti, mettiamolo fra virgolette, ma è pieno di significati. Ogni volta che noi leggiamo questa parola di Dio troviamo sempre dei significati nuovi, dei significati che ci incoraggiano, dei significati che ci danno la gioia, dei significati che ci consolano, ma dei significati che ci danno prima di tutto la salvezza. Quindi io leggerò dei testi, ma più che leggerlo io, dovete leggerli voi. Perché qui non c'è nessun sapiente. Il sapiente è lo Spirito Santo che ci guida. È lo Spirito Santo che predispone i nostri cuori peccatori verso il Signore. Quindi questa sera la nostra meditazione è sui rotoli del Mar Morto e l'attesa dell'era messianica. Come abbiamo visto ieri, fino a un certo
fino a tardissimo, il nostro fratello Davide ha spiegato come la parola di Dio, il rotolo di Daniele, spiegasse in un modo proprio così ben appropriato quando doveva venire il Messia. L'aveva scritto, ma questo scritto è rimasto un mistero, perché nella Bibbia il mistero è qualcosa che l'uomo può scoprire solo vicino a Dio. Il mistero non è un qualcosa di magico, ma il mistero nella Bibbia è Gesù. Il mistero nella Bibbia è l'avvicinarsi del credente verso Gesù. Quindi, quando Gesù arriva nel primo secolo della nostra era, non viene conosciuto da nessuno, nessuno. La Bibbia, il Nuovo Testamento, gli scritti cristiani, amo dire in questo modo, gli scritti cristiani ci dicono che solo dei pagani hanno capito che stava venendo Gesù e si presentano dal re Erode. E il re Erode che fa? Chiama i sapienti. I sapienti non sanno nulla. Che sapienti sono? Non sanno nulla. Eppure nella Bibbia era prescritto. C'è un bel versetto che vi stimolo a leggere sotto fuoco, con riverenza cristiana, che l'annuncio, in un certo verso, tramite l'Epistola dei Galati, della venuta del Figlio di Dio. Questo testo dice: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio affinché noi ricevessimo l'adozione. Ci sono due bei termini qui, due bei termini che vorrei cercare di comunicare con gli studenti che hanno iniziato questo nuovo anno accademico. Uno è la parola la pienezza dei tempi e l'altro è l'adozione. Cioè questa pienezza dei tempi, che cos'era? Cos'era questa pienezza dei tempi? Come si deve intendere? In senso profetico? In senso spirituale? Come si deve intendere? Io credo che si può intendere su tutti i sensi. Prima, perché la profezia abbiamo visto che indicava la venuta del Signore, del dominatore del mondo. Un'altra è quello che riguarda la nostra, il nostro modo di avvicinarci alla parola di Dio. Il Signore non spinge nessuno di noi ad accettare il Cristo se non siamo ancora preparati. Ci sono dei fratelli che sono fuori, che non si predica un anno, 2 anni, 3 anni, ma non accettano ancora la parola di Dio. Non sono arrivati alla pienezza, non sono arrivati a completare nel loro cuore quel percorso per riconoscere il Salvatore. E Dio, che è grande, enorme, potente, ci darà il segnale quanto questa potenza diventerà enorme. Dalla potenza di Dio siete stati custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, sapendo che siete stati riscattati con il prezioso sangue di Gesù, designato da Dio, prima della creazione del mondo, ed è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Vorrei che si pensasse un pochettino a questo. Gesù è stato dato a noi peccatori del 2010, prima della fondazione del mondo. E come mai Dio ha aspettato tanto tempo per farlo venire? Perché se Gesù è arrivato nel primo secolo, ha atteso tantissimo. È stato paziente con noi. Ha aspettato che noi diventassimo maturi.
per poter avviarci verso questa tappa importante che è riconoscere Gesù. In Gesù siamo stati eletti, non solo, Gesù è stato dato prima della fondazione del mondo, ma noi siamo stati eletti prima della creazione del mondo, secondo il disegno benevole che Dio aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quanti tempi fossero compiuti. Ecco che ritornano questi due concetti, i tempi compiuti e Gesù che ci ha eletti prima della creazione del mondo. Gesù è il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Come abbiamo visto ieri, all'inizio dell'era cristiana, dicevo Davide, che Giuseppe Flavio e altri autori, che io non citerò, ne citerò uno solo, scrivono queste parole. Si credeva che una profezia contenuta nella Sacra Scrittura rivelasse che in quel tempo uno proveniente da Israele sarebbe diventato il dominatore del mondo. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi erano, in Israele ovviamente, dei giusti davanti a Dio che osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore Dio. Vi erano in Gerusalemme degli uomini giusti e timorati di Dio che aspettavano la consolazione di Israele. Quindi, in Israele si attendeva la venuta di Cristo, però forse gli uomini importanti non l'attendevano, ma c'erano delle persone semplici che vengono chiamate dei giusti davanti a Dio, che l'attendevano. Ora, io mi domando, ma noi cosa sappiamo di quel periodo? Noi sappiamo tutto quello che è contenuto nei Vangeli, giusto, tutto quello che è contenuto nel Nuovo Testamento, giustissimo, ma al di fuori del Nuovo Testamento cosa sappiamo? Nulla. Dall'antichità ad oggi ci è arrivato pochissimo del cristianesimo primitivo. Non sappiamo nulla. Fino al 1947, quando questo beduino, Mohammed Dib, scopre per caso queste grotte, noi non sapevamo nulla della cultura ebraica del primo secolo, anche perché il cristianesimo, purtroppo, con il passare del tempo, non è stato molto speciale. Ha un po' alterato il mondo del cristianesimo. Gli scribi, gli amanuensi si chiamavano, del Medioevo, quando copiavano gli scritti, anche quelli classici, un po' l'alteravano. Quindi tutto quello che ci è arrivato a noi, anche di quelle poche testimonianze di cristianesimo che c'era del primo secolo, ci è arrivato in un senso, diciamo, alterato. Perché queste persone, pensando di poter aiutare Dio, alteravano i testi. E quindi gli studiosi oggi non ne tengono tanto conto di questi testi. Però è successo il miracolo. Ecco perché noi siamo qui per raccontarvi queste storie. Perché è successo un miracolo. È successo che in queste 11 grotte che Davide ieri con eloquenza ci ha illustrato, si sono trovati tantissimi manoscritti frammentari, distrutti, consumati, ma manoscritti di prima mano. Ciò vuol dire manoscritti che mai nessuno ha alterato, ma che sono stati chiusi ermeticamente dentro queste grotte, e io credo protetti da Dio, e aperti in un momento particolare, che è la nostra era.
che noi crediamo che la nostra era è un'era di cambiamenti enormi. Noi definiamo questo periodo gli ultimi tempi. L'ho sentito dire al pastore, l'ho sentito dire a voi quando avete cantato delle canzoni. Noi definiamo questo periodo gli ultimi tempi. E se Dio ha permesso che questi manoscritti, io ci credo, si conservassero, in questi manoscritti ci devono essere dei messaggi per noi, perché si sarebbero conservati? Perché si sarebbero conservati? Faccio degli esempi. Io non proietterò molte diapositive rispetto a Davide, come avete visto, però cerco di comunicarvi questo clima di ricerca, di studio. Bene. Sono stati trovati, ad esempio, 8 manoscritti del profeta Daniele. Il profeta Daniele è quel profeta, quello che ha fatto quello scritto, dove Davide ha fatto vedere le 70 settimane. È un libro importantissimo. È il libro importantissimo perché è nel libro dove si prevede l'arrivo del Messia. Gli altri sono solo delle diciture. Invece, come dice lui, lì c'è un calcolo matematico. Un calcolo matematico, ovviamente, che deve essere accettato per fede. Perché non serve neanche l'evidenza per chi non vuole credere. Neanche se viene un angelo del Signore. Uno che non vuole credere non crederà mai. Invece il credente che cos'è? È la persona che guarda Dio faccia a faccia tramite Gesù. Per lui, per il credente, Dio è reale, è palese. Gesù è un uomo che sta a fianco a noi, che ci aiuta, che ha sofferto e quindi ci può aiutare nelle nostre sofferenze. In questa grotta sono stati trovati 8 rotoli frammentari di questo grande profeta Daniele. Ma questi rotoli non sono stati trovati integri. Quant'era il rotolo? 10 metri? Hanno trovato 10 metri di rotolo? No, no, non hanno trovato 10 metri di rotolo. Ma hanno trovato dei pezzettini di frammento qui e là, perché gli animali, l'intemperie, lo sbalzo termico, perché nel deserto ci sono questi sbalzi termici, hanno distrutto queste pelli, che non avevano il modo di conciare nostro, venivano conciate in un modo, diciamo, artigianale. Però miracolosamente si sono salvati dei pezzettini, dei frammenti. Ok? Questi frammenti io l'ho studiati ultimamente, non ho la possibilità di potervi spiegare tutto. Avremo modo di poter magari comunicare anche con chi sta facendo la scuola tramite il pastore e sapere queste belle verità, perché sono delle verità. Si sono conservati dei pezzettini, ma questi pezzettini sono di un'importanza sbalorditiva. Sono quelle lettere mancanti di un mosaico che ti fanno vedere la verità. Sono come questi portoni giganteschi, no? Di queste chiese, che quando si devono chiudere hanno bisogno di un po' di olio dentro questi, come si chiamano? I cardini dei grossi, pesantissimi, tonnellate, che si spostano su questi cardini. E lì abbiamo scoperto proprio questi cardini. Quindi il messaggio che arriva da questi rotoli, pur essendo un messaggio praticamente ebraico, ci testimoniano di Cristo. Io questa sera voglio cercare di comunicare a voi il clima che vivevano queste persone. Allora, io parto da un testo di Giuseppe Flavio che ci parla del periodo del governo di Erode. Dice:
Molto furono i disastri che furono inflitti al popolo durante il periodo del governo di Erode. Quello che accadde ai giudei al tempo del re Erode non ha paragone e confronti nella storia di altri popoli, conosce qualcosa di simile. Erode era un uomo crudele verso tutti, senza distinzione, dominato dalla collera. Accipiccia che bell'ambiente ha scelto il nostro Signore per nascere. No? L'ha scelto il nostro Signore? No? Perché il regno di questo mondo è nelle mani di Satana. E quindi qui c'è il piedino di Satana. Erode ha fatto una delle cose più brutte della storia, ha cercato di distruggere per ambizione il Messia. Non ci è riuscito ovviamente, ma ci ha provato. A Qumran è stato trovato un manoscritto, un inno, nella prima grotta di Qumran, dove in un certo senso c'è questo ambiente culturale, questa sofferenza del popolo di Israele. Ora, questo non è un testo cristiano, non è la Bibbia. Rispecchia la cultura ebraica del primo secolo. Questo dice, quando egli, e nel contesto fa capire che è il primo figlio maschio della donna, uno strano personaggio in un inno, sarà concepito, tutti i grembi saranno stimolati e il tempo del loro parto sarà un tempo di gravi sofferenze, l'ho sottolineato. Le incinte saranno atterrite e quando egli è dato alla luce, quindi nasce, ogni pena accompagnerà la dura prova del parto. Essi saranno preda di una terribile angoscia. I grempi saranno preda di tutte le opere dell'orrore. I bambini sono giunti alle doglie della morte. Per chi conosce quello che scrivono gli scritti cristiani su questo, che è stato messo sempre in discussione dagli studiosi, perché non si pensa che un despota potesse fare una cosa del genere, perché avrebbe procurato una rivoluzione, qui c'è questo concetto, perché fa vedere che è un tempo di gravi sofferenze. Abbiamo visto prima come Giuseppe Flavia descrive il tempo del governo di Erode come un qualcosa di straordinario che nessun altro popolo aveva sofferto. Ora Giuseppe Flavio è un pochettino eccessivo verso il popolo di Israele, lo sappiamo, però anche prendendolo con le molle fa vedere che c'è una certa disperazione. Qui invece ci fa vedere che questo clima nasce anche in ambito di un parto, il parto di un parto. Ora ovviamente qui non parla di Gesù, sta parlando di un clima culturale, che è lo stesso clima culturale che Gesù poi ha utilizzato, che gli apostoli poi hanno utilizzato per raccontare i Vangeli. Gesù non viene dal nulla, viene dall'ambiente ebraico. I discepoli non vengono dal nulla, vengono dall'ambiente ebraico. Gesù va a scuola, come tutti i bambini, e gli insegnano l'ebraico. Gli insegnano a leggere la Bibbia in ebraico. Gli insegnano le storielle ebraiche e lui se ne serve per portare il messaggio agli ebrei. Anche a Qumran c'erano delle persone, come è scritto nel Nuovo Testamento, che aspettavano la venuta del Signore, la venuta di un Messia, Messiah, come dice Davide, e dice che questi qua sono quelli che osservano i tuoi precetti e fedelmente ti servono.
L'abbiamo quasi sentito questo, no? Sembra quasi che sia Vangelo, no? È un frammento di un rotolo di Qumran, il frammento 11 dell'1QH, che sarebbe in inglese. Coloro che sperano nella tua salvezza, coloro che desiderano il giorno della tua salvezza. Quindi era radicata in questi uomini che il Gesù, il Messia, che arrivava sulla terra portava salvezza. Era radicato in queste persone la salvezza. Coloro che desiderano il giorno della salvezza e che sperano nella tua salvezza, di Gerusalemme, che porta a una giustizia eterna. Poi c'è un inno molto bello che si rivolge a Sion, a Gerusalemme, e dice: accetta la visione detta su di te, Gerusalemme, e i sogni dei profeti che indagano su di te. Come non si può pensare alle parole di Gesù quando, vedendo la città, piange con gridi di dolore, dice proprio l'originale, con sofferenze, con singhiozzi forti, forti, dice: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Se noi confrontiamo questi due testi, vediamo che c'è una visione detta a Gerusalemme, una visione che i profeti, chi sono i profeti? Coloro che parlano al posto di Dio, sono i profeti. Quindi i profeti hanno parlato di Gesù e ieri l'abbiamo visto. Quindi in quel periodo, per queste persone, per questi abitanti di Qumran, per questi abitanti di Qumran, era arrivato il tempo stabilito per la visita. Ma la visita di chi? La visita di chi? Del Messia. Giovanni ci dice: Gesù è arrivato dai suoi, ma i suoi, come? Non l'hanno ricevuto. Aspettavano. Dio visita la terra per portare la retribuzione degli empi, per portare salvezza. Dio, negli arcani della sua intelligenza e nella sapienza della sua gloria, ha concesso un tempo determinato all'esistenza dell'ingiustizia. Nel tempo stabilito per la visita, egli la sterminerà per sempre. C'è questo concetto, che è un concetto anche del Nuovo Testamento per chi studia. Perché nel Nuovo Testamento i primi cristiani, la prima e la seconda venuta di Cristo, come siamo abituati oggi a capire, erano fuse. Erano fuse. Perché per Dio il tempo, anche se l'eternità, è come se fosse l'oggi. Oggi, se indurite i vostri cuori, dice una espressione ebraica, oggi io ti dico, tu sarai con me in paradiso. Quindi questa cultura della visita era molto, molto radicata. Ieri abbiamo visto le profezie, oggi stiamo vedendo la cultura. Una cultura che era prima solo espressa tramite il Nuovo Testamento, e oggi invece abbiamo dei documenti non cristiani, dei documenti che sono rimasti chiusi dentro delle grotte di prima mano, che ci testimoniano questo. Sembra poco? Non ne dobbiamo parlare? Non ne dobbiamo parlare?
È come se io ho una lettera di un mio caro parente che non c'è più, me l'ha scritta, l'ha messa da qualche parte, che mi voleva dire alcune cose e io non l'ho mai più vista questa lettera. Poi vado, la trovo e mi rendo conto che questa lettera mi fa vedere il bel carattere che aveva questa persona. E noi dobbiamo vederla in questo modo. Noi, amici dei rotoli, lo vediamo in questo modo. Forse saremo disprezzati, ma lo vediamo in questo modo. Cioè, in realtà Gesù viene nel mondo ebraico, si serve di questa cultura, permette che questi uomini scrivano queste cose che non sono il Vangelo. Queste cose sono rimaste chiuse per circa 2000 anni. E dopo 2000 anni queste cose escono fuori. Escono fuori in un ambiente culturalmente elevato, perché ha permesso che venissero proprio alla fine del 2000. No? Perché? Perché noi tramite la tecnologia riusciamo a leggere queste cose. Perché se l'avrebbero trovati nel 700... non potevamo leggerli. Invece oggi Davide ci ha fatto vedere ieri chimica, siamo diventati tutti degli studiosi di chimica, paleografia, storia. No, abbiamo delle scienze, delle tecnologie che ci permettono di leggere questi documenti. La generazione della visita. Coloro che mantengono l'alleanza. Ecco la cosa più bella, fratelli e sorelle. Non esistono le alleanze di tante cose, esiste una sola alleanza. Quello che Dio fa con i suoi figli. E i suoi figli, l'adozione, siamo noi. E come lo diventiamo? Lo diventiamo accettando Gesù, perché noi siamo indegni, non siamo delle persone che arriviamo là e dici io sono uno scienziato, io sono uno studioso. No, dobbiamo essere degli umili. Quindi quando io guardo in mezzo a voi, alcuni di voi che io riconosco nell'umiltà, e mi fa piacere. Sappiamo una cosa importante, che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto. È scritto nell'Epistolo dei Romani. Perché la nostra creazione non è fatta per il peccato, non è stata fatta per il peccato. Alla fine della creazione, dopo che Dio diceva che una cosa era buona, alla fine dice, ecco, era molto buona. La creazione non era nata per il peccato, era nata per la grazia di Dio, per l'amore. Invece abbiamo trovato l'ira, l'odio. Dice il rotolo di Proverbio, quando i giusti governano il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio il popolo geme. Quindi, fratelli, noi dobbiamo essere il popolo che si rallegra per i giusti, ma non per i giusti perché noi siamo giusti, perché siamo speciali. No, ma perché noi siamo giusti perché il Signore ci ha salvati. Voglio terminare questo mio breve. Avrei tante altre cose da raccontarvi, e tanto. Il materiale che stiamo studiando è tantissimo, però non ci basterebbe questo tempo, noi abbiamo dei tempi che dobbiamo rispettare. Voglio dirvi cos'è successo all'inizio dell'era cristiana, esattamente nel 31 avanti Cristo, nel momento in cui Erode, questo uomo sconvolgente a livello sociale, prende il dominio, prende il potere. In Palestina c'è un terremoto tremendo. Ora io parlo in mezzo a gente che sicuramente avrà sentito del terremoto dell'80. Io ero in Calabria, l'ho sentito.
Quindi voi l'avrete sentito più di me. A un certo punto c'è questo terremoto fortissimo. Gli abitanti di Qumran si vedono crollare addosso tutti questi muri ben fatti, queste costruzioni. A un certo punto pensano, ma cos'è successo? Come mai? E allora pensano, ma scusa, ma se la creazione geme, se c'è questo scontro ciclopico fra il bene e il male, non pensano che si stia aumentando il male, ma pensa, sta arrivando il bene. Perché nel momento in cui arriva il bene, fratelli e sorelle, voi conoscete benissimo meglio di me queste cose, quando uno vuole fare il passo, ci sono tutti i problemi di questo mondo che gli arrivano addosso. I genitori si rivoltano contro, i fratelli si arrabbiano, le fidanzate e i fidanzati diventano un po' lagnosi, no? Ma dove devi andare? Quindi ogni qualvolta si avvicina il bene, il male diventa dirompente. Ma noi siamo più forti perché abbiamo Gesù. Siamo più forti perché abbiamo Gesù. E questi diciamo fratelli maggiori, come amano definirlo i cattolici, no? Questi fratelli maggiori, che per noi non sono maggiori ma sono fratelli, perché anche loro verranno salvati grazie a Gesù, si vedono questa loro bellissima costruzione enorme crollare sulla testa. E quante volte ci troviamo in questa situazione? Dire, ma come, Signore? Noi che stiamo operando per il tuo bene, ci conduce alla distruzione. Ma proprio nel momento in cui c'è la crisi, il Signore interviene e ci dà la fede, la forza per poter continuare. Questi cosa hanno fatto? Hanno visto in questa collera, ovviamente loro la mettono la collera di Dio, perché hanno una mentalità del Dio semitico, sono di cultura semitica. E quindi io che sono un cristiano del 2000 devo a sua volta cercare di spiegare che cos'era questa collera. Per loro Dio era tutto. Non si poteva pensare che Dio non era tutto, perché Dio era l'essere, come si spiegava nelle cose del cattolico, l'essere perfettissimo creatore, era tutto. Quindi Dio in un certo verso era il bene e il male. Era quello che doveva guidare il popolo. E quindi per guidare il popolo in un ambiente primitivo, tipo come poteva essere quello ebraico, c'erano anche gli scappaccioni. Quindi quando un bambino commetteva qualcosa, gli davano una botta perché faceva diventare cattivo il babbo, no? Il babbo diventava cattivo. E quindi la collera di Dio non era visto come qualcosa di male, era visto come qualcosa di bello. Qualcosa che ci doveva guidare, ci doveva portare verso la salvezza. E loro scrivono questo bellissimo, che un pesher sarebbe una spiegazione di un testo biblico per dare delle spiegazioni moderne. Erano come noi, cercavano nella Bibbia le spiegazioni di quello che avveniva. Uguale, penso che lo facciamo anche noi, vero? E lui dice, questo testo dice, si è infiammata la collera di Dio contro il suo popolo e ha steso la sua mano contro di lui, contro il popolo, e lo ha ferito. Tremano i monti, giacciono i loro cadaveri come sterco in mezzo alle vie. La citazione si riferisce agli ultimi giorni. Questo accadrà nel tempo della visita alla terra. Questo, perché ho portato questo testo per concludere? Perché voglio far vedere come era molto radicato in questo popolo l'attesa del Messia. Molto radicato. Loro interpretavano i segni dei tempi, quelli che oggi per noi diventano qualcosa di importante. I segni dei tempi come
una speranza forte per attendere la visita. Ma la visita, che cos'è per noi la visita? È quando accettiamo Gesù. La visita per noi è quando facciamo delle cose che riteniamo peccato e ci convertiamo. Ciò vuol dire cambiamo, ci giriamo sulla strada della cosa cattiva, ci giriamo, ci convertiamo. Quindi in queste persone c'era in forma embrionale e culturale il cristianesimo di cui noi oggi ne siamo dei rappresentanti. Grazie, fratello.